continua ad essere uno dei principali richiami, Piero Della Francesca. Sì, ci stiamo puntando molto. Noi da quando abbiamo sottoscritto il famoso accordo di valorizzazione utilizziamo, fra virgolette, i musei anche statali per promuovere la destinazione, destinazione che deve essere anche una destinazione d'arte, e in gran parte ci stiamo riuscendo, i risultati già si vedono. Ecco, tante anche le altre attrattive, come appunto i musei statali aperti in questi giorni di Pasqua. Sì, i musei statali che peraltro ricevono, cioè, hanno un buon successo. Casa Vasari ha fatto degli exploit che non ci aspettavamo, ovvio che presenze veramente eccessive, quasi direi, le ha fatti la Basilica. Sono le due, come dire, le due punte di diamante dei musei statali, però tutti i musei hanno avuto un buon risultato, ripeto, anche in virtù di una promozione specifica che, sulla quale puntiamo tanto, perché vogliamo un turismo anche di questo tipo. Ecco, tra le novità per questa Pasqua, ma insomma non solo, resterà strutturare quella dell'autobus elettrico. Sì, diventa, come dire, un prodotto a listino, sarà presente in città sempre. Ha fatto questo esperimento, questo secondo esperimento, diciamo, con il nuovo percorso a metà marzo, e da Pasqua riprende a pieno regime, e con la novità che appena pronto, e dovrebbe essere questione di qualche settimana, il mezzo utilizzato fino ad oggi verrà sostituito da un mezzo più grande, più strutturato, molto più gradevole, ancorché questo sia un mezzo veramente comodo, confortevole, che si muove bene nelle nostre strade. I lavori per la costruzione del Duomo partirono alla fine del 200, promossi dal vescovo Guglielmino degli Ubertini, ma la chiesa ha continuato ad essere rimaneggiata fino ai giorni nostri. Una videoguida, un audio videoguida e un percorso all'interno delle strade del centro storico. Sì, un percorso diverso rispetto a quello di Natale, molto più ampio, chiaramente abbiamo molto più margine di manovra non essendoci la città del Natale, 40-45 minuti di percorso arricchito da commenti audio, da videoguida e dalla peculiarità che credo sarà molto apprezzata dai turisti, perché passare da Borgunto, faccio per fare un esempio, o davanti alla Fortezza, è chiaro che a bordo di un mezzo elettrico, quindi a impatto zero, credo che sarà molto apprezzato, credo che lo possa essere anche per gli aretini.